Bella raga, ed eccoci arrivati all'ultimo episodio di questa gran bella stagione, ma partiamo subito con la partita che tutti stavamo aspettando contro il Manchester United. I giocatori entrano in campo in uno stadio gremito, giochiamo al Wembley Stadium, non so perché. Telecronaca di Fabio Careste e Beppe Bergomi. I quarti finale di FA Cup, giochiamo con un 4-2 3-1 possiamo dire, anche se potremmo chiamarlo anche un 4-4-1-1, perché Musa sarà l'unica punta d'appoggio a Jerry Bakogu. Partiamo subito ragazzi, al sesto minuto però c'è Van Persie che va via così a Lelo Kobe, arriva in area, rientra, segna e fa un gran bel gol. Rivediamolo. Comunque al quindicesimo minuto cross in mezzo di José Rodríguez per il solito Jerry Bakoko che segna un gol decisivo oggi. Decisivo mica tanto però, perché già al 19esimo Carrick tiro N6 fa una grande parata, ma sull'angolo successivo guardate cosa succede. Cross in mezzo di Valencia, stacco impressionante di Van Persie che nel gioco è un fenomeno, anche nella realtà però vabbè. Quindi 2-1. Al 27esimo Gisele Rodriguez mette in mezzo per Musa, ma Lindegaard riesce a bloccare. Musa ci riprova ancora, che mette in mezzo, cross alto, Gisele Rodriguez rovesciata, mezza rovesciata diciamo, dai. 2-2. Qua le capriole di Rodriguez. Qua al 39esimo c'è un rigore dubbio su Ahmed Musa, che viene atterrato. Su qua c'è il rigore, si presenta il capitano che batte il portiere alla sua sinistra con questo gran bel rigore. Andiamo in vantaggio a fine primo tempo sul 3-2. Ma qua vabbè c'è l'ultima azione che Bruno Vini e la difesa riescono a spazzare. Andiamo a riposo sul 3-2. Mamma. Nella ripresa, già al 52esimo, Van Persie e Rooney bucano la difesa e bucano anche N6 per il 3-3. Al 73esimo, no, qui c'è un'altra azione loro, ma Bruno Vini riesce a spazzare insieme a Zuma. Grande partita di Bruno Vini comunque oggi. Qua ci provano ancora, ma N6 non si fa sorprendere. Fa tre ottime parate. Qui c'è una gran bella azione del Wolverhampton, ma Doumbia spreca tutto con questo piattone. Ci riproviamo ancora con Bakoko dalla distanza, ma non va. E c'è la beffa perché all'83esimo, appena entrato, il Chicharito Hernandez segna il gol della vittoria per il Manchester United. Veniamo eliminati dalla Coppa. Grazie a tutti i ragazzi per il cuore e la grinta che abbiamo mostrato contro un'armata, possiamo dire, perché era davvero una grande squadra. Comunque, torniamo in campionato perché sarà un fine campionato entusiasmante. Prima partita contro il Nottingham oggi. Qui al 23esimo parata sul tiro di Morata, su calcio d'angolo. Sakho per uno che non gioca mai. Moyokolo, giocatore sconosciuto, nome del cazzo che c'ha, ma segna un gran gol di testa. Il gol che sarà della vittoria alla fine, vedrete, perché qua all'83esimo ci provano ancora loro, ma NS non si fa sorprendere oggi. Grande partita del nostro portiere, che viene infatti abbracciato da tutti i compagni a fine partita. E quindi andiamo avanti e c'è una gran bella partita al Munich Stadium, che sarà una delle ultime, la penultima diciamo in campionato, che andiamo a giocare contro il Leeds. E qui al quinto minuto ci provano, ma N6 sta facendo un fine campionato pazzesco, forse per le voci che lo vedo lontano dal Wolverhampton. Ma guardate cosa succede al decimo minuto. Lelo Kobe per un fallo normalissimo, perché ha provato ad anticipare l'avversario. L'arbitro lo espelle al decimo minuto e qui andiamo sotto. Ma oltre al danno anche la beffa, perché sull'azione successiva rigore per il Leeds con Maicon che batte N6 che non riesce a intuire il calcio di rigore. Poi ci provano ancora loro, ma nessuno si fa sorprendere. Qua ancora due belle parate N6, ma al 77esimo
Gol di Varney in contropiede mentre noi stavamo provando ad attaccare, a dare il 100%. Al 78esimo però Lucas Piazon supera gli avversari, mette per Rodriguez che da funambolo, che è la sua caratteristica, riesce a fare un gran bel gol di mezza rovesciata. Rivediamolo. Poi all'86esimo Musa per Sigurdsson che sbaglia davanti al portiere, ma per fortuna arriva ancora Rodriguez, doppietta per lui. E la partita finirà qua. La partita finirà sul 2-2. Perché qua c'è un'altra bella parata della DN6. C'è stato un problema però perché il Birmingham che era prima aveva perso contro il Derby Country. E noi con questo pareggio riusciamo soltanto ad avvicinarci ad un punto, come vedrete. Noi siamo a 94 e 95. Numeri spaventosi. Noi giochiamo contro il Burnley e qua succede una cosa un po' brutta, posso dire. Comunque, vabbè, 1-0 di Morata con questo bel sinistro, che passiamo subito in vantaggio. Poi al 62esimo Ohara mette in mezzo per Mbakogu. E oggi è l'episodio delle rovesciate. Anche Mbakogu si esibisce. Al 69esimo Bakogu per Vilenia. Vilenia prova un pallonetto, salvata sulla linea. È il gol più facile che abbia mai fatto. Va festeggiato in una maniera doverosa con un po' di balletti. E Benzia segna il suo primo gol di oggi, che non sarà l'ultimo perché guardate all'81esimo cosa si inventa. Yacine Benzia la mette sotto l'incrocio, segna la sua doppietta. Ho detto all'inizio una partita un po' strana perché durante la partita sentivo tanti tanti fischi e i fischi erano dovuti alla retrocessione del Burnley che è matematico ormai, anche se i tifosi continuano a fischiare, ma loro hanno dato il 100%. Auguri a loro per la prossima stagione. Ma noi non dobbiamo ci farci prendere da queste cose, andiamo a giocare contro l'Hull City, l'ultima di campionato. Se noi vinciamo e il derby e il Birmingham pareggio perde, vinciamo il campionato. E non ci direbbe, cioè non l'avremmo mai detto a questo punto di essere così vicini, dato il distacco che c'era nelle precedenti partite. Comunque al 20esimo avete già visto i gol di Jerry Mbakogu, che non si fa mai perdono, non si fa mai aspettare quando c'è da fare gol, c'è sempre lui. Andiamo su riposo sull'1-0 e qua era scudetto vinto, impressionante. Perché il Birmingham stava perdendo, no, stava pareggiando 0-0 se non sbaglio, infatti, contro il Blackpool, potete vedere la prima partita in alto. Qui noi eravamo felicissimi, ma guardate cosa succede subito. Un fallo che non c'era, perché non l'ho toccato. Dà il calcio di rigore all'arbitro. Ma N6 secondo me si è guadagnato il posto di primo portiere in Premier l'anno prossimo perché effettua una gran parata. Qua al 68esimo Musa per Mbakou che non arriva. E noi siamo ancora felicissimi perché pensiamo di aver vinto il campionato. L'entusiasmo è alle stelle, la partita finisce 1-0. Ma la beffa perché all'ultimo secondo il Birmingham va a segnare i gol dell'1-0 contro il suo avversario, vince il campionato. Comunque un grazie a tutti questi ragazzi che si sono impegnati quest'anno. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci avete incoraggiato durante questa stagione, ma l'anno prossimo vogliamo portare in alto i nostri colori. Adesso vi faccio vedere il rapporto sulle squadre. Guardate di quanto sono saliti i nostri giocatori, più 5, più 3, più 3. Più 1, mai giocato, quello che ha fatto gol, mai giocato. Più 1 Ward, ha giocato pochissimo anche lui, ora più 1. Vilini più 4, Adel Musa il capitano più 4, Sakho più 3, Morata più 3, Jerry Mbakou più 4 e Ikeme 0, niente, scorso. Pseko più 2, Benzia più 5, Zuma più 4, Dumbia più 4, più 1 Sigurdsson che ha giocato poco anche lui comunque. Qua più 4 Edgar Leford più 1, Piazon più 6, Zetradiche più 5, Uvini più 4, Pogba più 4. Pogba secondo me non so se riscattarlo l'anno prossimo. Beh, comunque adesso vedremo. Qua sono i giocatori che comunque sono in prestito.
andiamo a vedere la classifica finale che ci fa un po' incazzare, perché arrivare a 100 punti e non vincere il campionato è una delusione, possiamo dire, ma è meglio così, alla fine è andata bene perché il nostro obiettivo è stato raggiunto, cioè la promozione. Ragazzi, questa prima stagione con i Lupi e il Wolverhampton è giunta al termine, vi ringrazio per questi mesi passati insieme, vi lascio con le domande, ma prima lasciate un bel mi piace, eh. Prima domanda, io vorrei rimanere al Wolverhampton, voi che ne pensate? Cioè, mi piacerebbe vedere come si comportano i nostri ragazzi in Premier. La seconda domanda invece è, vi siete divertiti in questa stagione insieme a noi? Scrivetelo. Dai, adesso... Grazie a tutti voi, a tutte le persone che mi hanno seguito in questo mio progetto come Wolverhampton. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace e alla prossima. E mi raccomando, rispondete alle domande precedenti. Ciao ragazzi a tutti, ciao.